I partiti attuali, cioè i partiti della cosiddetta Seconda Repubblica, credo che soffrano un po' tutti di un basso grado di cultura politica e quindi una delle ragioni della incompiutezza della transizione italiana, cioè del fatto che per molti anni non è sorto un sistema politico fondato su soggetti politici solidi e radicati, è proprio, credo, che una volta crollato il vecchio sistema politico, il nuovo si è costituito con una certa mentre si costituiva, ha faticato a dotarsi di una cultura politica solida e le culture politiche dei partiti si sono costituite sulla base di un'idea che bisognava fare tabula rasa della tradizione politica della Prima Repubblica. Con questo sistema in realtà si è ottenuto il risultato che non si è innovato e si è mantenuto invece proprio i cascami del vecchio, quindi dei vecchi soggetti politici. Quindi io credo che paradossalmente, proprio per innovare la cultura politica dei partiti e dare vita a una cultura politica di un nuovo soggetto, il Partito Democratico, occorra ripartire da una lettura più seria, più realistica, più rispettosa proprio delle tradizioni culturali che hanno fatto l'Italia repubblicana e democratica.